Salve, sono Stefano da Empoli e volevo parlarvi di un progetto che rientra nei terreni abbandonati, terreni a usi civici. Nella zona denominata Parco Arno Vecchio ad Empoli abbiamo moltissimi spazi in disuso e abbandonati. Noi pensiamo che la riqualificazione e un processo di autorecupero possano rivalorizzare moltissime strutture e oltre che avere un ritorno economico perché all'interno di queste strutture poi possono lavorare, possono venire costituite delle cooperative, anche cooperative sociali, possono lavorare vari personaggi, varie persone, indubbiamente avrà anche un ritorno nella tutela e nella salvaguardia del territorio. E vi vado qui a illustrare a grandi linee la trasformazione praticamente dell'area che riguarda prevalentemente la cava Manni, sto parlando delle due cave esistenti dove venivano estratti sabbia e ghiaia negli anni 70, oggi sono completamente abbandonate. Una è stata praticamente la usa il comune, è stata acquistata dal comune e viene usata prevalentemente per un processo speculativo perché la Publiacque ha agganciato con una trivella la falda e sfrutta la falda acquifera vendendo poi l'acqua agli utenti. Questo è sempre il bacino del lago. Parco Arno Vecchio. La contraddizione appunto è che questo parco, che si trova anche nel piano regolatore e nel regolamento urbano del comune di Empoli, si trova anche nel programma elettorale del sindaco Cappelli, che insomma elogia e dice che riqualificherà l'area con interventi, con percorsi ciclabili, piste ciclabili, trasformazione di agricoltura in agricoltura biologica e praticamente percorsi di bird watching. Ad oggi non abbiamo visto nulla, sono già passati molti anni praticamente. Ancora non abbiamo però un regolamento ANPIL, cioè praticamente un regolamento che dice in maniera legale quali sono gli interventi possibili, a che cosa è adibito l'area, eccetera, eccetera. Noi su questo praticamente insomma, mettiamo un po' una specie di ipoteca perché Le altre carte che sono? quelle tre carte sono sempre evidenziano l'area, evidenziano la zona, la trasformazione, come può essere possibile anche con una spesa irrisoria, insomma, Utilizzando pietrificio, utilizzando legno, certo, tutto via di vista, utilizzando legno e pietre, mantenendo appunto intatta la zona che energia è fotovoltaica, energia solare per l'acqua fotovoltaica, calda che è che di serve. un'importanza non irrilevante, insomma, l'alveo fluviale dell'Arno, quindi è una zona anche di Il rispetto interesse ambientale. paleologico. Abbiamo Siamo nei pressi molti della Samontana, non so se si vede. 67 Tosca Romana. reperti di tipo fossile Sì. C'è anche al museo, ci sono e c'è sette. anche un museo ad Empoli, insomma, paleologico. Ecco, per noi, insomma, noi crediamo che questo progetto per noi è estremamente importante, la rivalutazione di quest'area, sotto molti punti di vista, appunto, sia dal punto di vista di riqualificazione urbana, sia come salvaguardia del territorio, tutela del territorio, che come possibilità di un'economia alternativa, appunto, di occupazione diversa, altra occupazione. Infatti questi sono luoghi dove con pochissima spesa, anche investimento pubblico, soldi pubblici, pochissimi soldi pubblici si possono aggregare molte persone, poter così condividere conoscenze, creare una wifi area, un'area dove ci si possa connettere sdraiati sul prato,
che i bambini possano giocare intorno ai computer, coi palloni, e tutto avvenga con un coinvolgimento diretto di chi frequenta il posto, diventa a sua volta una persona che partecipa al progetto. La chiudiamo qui e speriamo che ascoltino questi appelli. Cappelli. Ascolta i cappelli. Gli appelli. E lascia fare i cappelli. Appelli. Ciao.